Ben ritrovati gentili telespettatori per una nuova edizione del telegiornale di Padova e Rovigo. In prima pagina un servizio che arriva da Rovigo dove il sindaco non vuole i migranti ma chiede 350.000 euro per ospitarli. Sentiamo. È una contraddizione vivente, un po' tutto lo scenario politico descrive così Massimo Bergamini interrogandosi sulle sue politiche sull'immigrazione, da Forza Nuova passando per il Movimento 5 Stelle, la lista Menona fino al PD, si domandano quale sia lo scopo della sua politica. Sono 2 anni che Massimo Bergamini è sindaco e sono divenute celebri le filippiche contro il governo e l'opposizione per l'arrivo di migranti in città. Durante il 2016 aveva affermato di non volere migranti o cittadini disposti a ospitarli. Solleva quindi qualche perplessità la richiesta allo SPRAR, il sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati, di 350.000 euro per l'accoglienza dei migranti. Ho fatto bene a richiedere i fondi, basta che ora cominci a vergognarsi delle sue posizioni. È evidente come utilizzi a scopi di propaganda la polemica sull'immigrazione e poi prosegua nella politica di accoglienza. La logica non ha colore politico, ha affermato il consigliere comunale di 5 Stelle, Ivaldo Vernelli. L'avversaria per la poltrona di primo cittadino di 2 anni fa, la capogruppo del PD, Nadia Romeo, osserva la questione in maniera più ampia. Bisognerebbe che spiegasse ai cittadini perché va in televisione a urlare contro chi offre questo tipo di servizio e dopo di fatto porta 350.000 euro nelle casse comunali da destinare esclusivamente a rifugiati e richiedenti asilo. È una contraddizione vivente contro se stesso, dice. Se guardiamo il sociale di progetti da lui portati avanti, a parte questo, non ce ne sono altri. Sui servizi alle persone disagiate sta dando zero, ha concluso la esponente del PD. Si è sfiorata la tragedia la notte scorsa a Badia Polesine. Tra domenica e lunedì ambulanze e carabinieri sono dovuti intervenire nella centrale via Cigno dove una 17enne è caduta dal primo piano di una palazzina. Paura per la sorte della giovanissima che però non sarebbe in pericolo di vita. Ciò nonostante la vicenda ha destato preoccupazioni. L'episodio si sarebbe verificato nel cuore della notte. La chiamata di soccorso è giunta poco prima delle 2 del mattino e ha fatto arrivare sul posto il personale del SUEM e i militari dell'arma. Al momento non ci sono certezze sulle cause dell'incidente, ma la protagonista dell'accaduto sarebbe una giovanissima classe 2000. La ragazza, per cose ancora da accertare, sarebbe caduta da un'altezza di circa 6 o 7 metri. L'impatto violento col selciato avrebbe reso immediatamente necessario l'appello ai soccorsi contattati per prestare le cure del caso. Adesso andiamo a Cervarese, la morte di Denis Rampazzo è un omicidio stradale. Il pubblico ministero Cristina Gava ha aperto un fascicolo sull'incidente stradale che è costato la vita al 17enne di Cervarese Santa Croce, finito con la sua moto in una buca lungo la strada provinciale Sementina che collegia Mestrino a Sacco Longo in località Capitello a Veggiano. 2 persone sono iscritte nel registro degli indagati. Si tratta di Nicola Battistella, titolare della ditta Battistella Costruzioni, SRL di Sant'Urbano, e di Flavio Pedrocco, responsabile della sicurezza del cantiere per l'allargamento del Ponte Rosso, una struttura in mattoni che creava una pericolosa strettoia nella sede stradale. L'ipotesi d'accusa dell'omicidio stradale si basa sul fatto che la protezione della buca non sarebbe stata a norma. Insomma, il pericolo non sarebbe stato ben segnalato. E adesso andiamo in regione, ecco il premio Rigoni Stern. Vediamo. Cosa vi ha guidato nella scelta quest'anno di questi riconoscimenti per il premio? Beh, riguardo diciamo agli autori, bisogna domandarlo ai giudici. Sono arrivati 38 libri di qualità e la giuria ha deciso, ha fatto questa scelta. È stato scelto un libro di un storico, Diego Leoni, che tratta in modo molto preciso e complesso la guerra diciamo del 15-18 svolta in alta quota, e questo libro di narrativa di Matteo Melchiorre che racconta la storia di 2 comunità che erano congiunte diciamo, da questo sentiero, la via di Schener, da una parte i Feltrini, da un'altra i Trevigiani, però con le storie di tante persone. Però diciamo, è stata la giuria a decidere questi libri, ce n'erano tanti di buoni. Su questi libri sembra che il tema che rimanga sia quello di superare le barriere e andare queste montagne che uniscono alla fine. Sì, diciamo che tutti i libri
la maggior parte dei libri che sono arrivati rispettavano, diciamo, i principi del premio, cioè la storia sulle Alpi, le storie delle comunità alpine, cosa hanno vissuto nel tempo e il loro rapportarsi con l'ambiente che è appunto particolare, quello della montagna, nel rispetto che mio papà ha sempre detto è sostenuto nel rispetto della natura e del convivere insieme alla natura. Sarebbero libri che sarebbero piaciuti a Mario Rigoni Stern, questi, i vincitori? Io credo proprio di sì, perché appunto mio papà era un attento lettore dei libri di guerra, che giudicava anche con severità. Per quanto riguarda le storie, diciamo, delle comunità alpine, era sempre particolarmente attento alle storie delle persone, degli umili, diciamo, che abitano in montagna e dei loro problemi. Un premio speciale quest'anno dedicato a chi resiste in montagna, come l'avete selezionato? Beh, diciamo, questa prima selezione è stata abbastanza casuale, nel senso che io mi sono fatto un viaggio di 15 giorni in Appennino, anzi ho frequentato l'Appennino tantissimo negli ultimi 2 anni e hanno fatto che collezionare storie di resistenza in montagna. E così ne ho indicate alcune, abbiamo scelta una così di comune accordo. Prossimo anno faremo un discorso più approfondito, ma veramente gli esempi non mancano. Questo è un paese che sputa sulle proprie periferie, che in realtà sono il suo centro, e in questo caso l'Appennino è il centro del paese. Ora, ripensando a Mario Rigoni Stern, che quando gli ho chiesto che cosa ricordava della propria vita, lui diceva che le cose più importanti che aveva fatto era riportare a casa i soldati del suo battaglione, aver fatto legna e aver fatto dei bravi figli. Soltanto la quarta cosa era la letteratura, per cui ho pensato che dovessimo, proprio per ricordare Mario Rigoni Stern, anche aggiungere ai premi letterari qualcosa che riguardasse la resistenza in montagna. Restare qui, in questo paese che liquida le periferie, ormai si rispecchia su se stesso in un centro che non ha più significato. Scolastici che riceve il premio quest'anno ha una storia molto particolare di resistenza anche dopo il terremoto, in un territorio molto difficile. Avete voluto premiare la persistenza della gente della montagna? Assolutamente, perché il terremoto è un diciamo è un aggravatore di sintomi preesistenti. L'Appennino si stava già svuotando in modo drammatico e il terremoto ha accelerato questa fuga. Ora, trovare durante una camminata in montagna sui Monti Sibillini, improvvisamente in una prateria meravigliosa, dopo aver visto nient'altro che rovine, una vecchia yurta mongola, dove un ragazzo di 28 anni aveva resistito tutto l'inverno per non abbandonare le sue bestie, e non solo, ma che 2 o 3 anni prima era tornato in montagna per colmare il vuoto lasciato dal nonno, che era la spina dorsale di questa sua azienda, grande azienda biologica, lui aveva deciso di restare e non ha mai interrotto la produzione. Allora, se voi vedeste la condizione di quelli che lavorano lì intorno, le distruzioni che ci sono, le stalle crollate, le bestie che hanno passato l'inverno fuori, ecco, questa è una cosa che ti scalda il cuore, e così abbiamo deciso, anche proprio per il simbolo di questa tenda, no? Che era proprio l'idea di qualcosa che non era il vecchio Appennino dei grandi alberghi, del cemento, delle strade asfaltate, no, questa era veramente un'altra cosa, era una scelta di sviluppo che indicava una strada veramente all'intero paese. Mi scalda il cuore soprattutto perché è un giovane ad averla fatta. Mio Dio, cioè 28 anni, questa è un'età in cui si rimane ancora a casa con i genitori, questa nostra Italia. E lui invece aveva fatto una scelta di coraggio, aveva guardato avanti, una scelta europea. In principio fu Giuseppe Osti, ex presidente del CONI, nonché ex assessore provinciale e comunale, seguito nel luglio 2011 dalla proposta dell'allora assessore ai lavori pubblici Nello Piscopo, in accordo con il collega di giunta Andrea Bimbatti. A distanza di 6 anni è la volta di Luigi Costato, presidente della Fondazione Banca del Monte, che ha proposto lo spostamento dalla piazza centrale del capoluogo della statua dedicata a Vittorio Emanuele II. Nulla a che vedere con la nostra piazza veneta e toglie solo spazio in occasione delle manifestazioni che prevedono tanto pubblico. Non dico di eliminarla, solo di spostarla. E andiamo adesso a Padova,
Piccoli Punti Onlus, l'associazione padovana che dal 2006 svolge attività di prevenzione contro i melanomi della pelle, ha consegnato all'Istituto Oncologico del Veneto un assegno di 4.000 euro raccolti con le maratone organizzate a Padova e a Venezia. In questi anni, ricorda Paolo Castorina, presidente dell'associazione, abbiamo donato 164.000 euro al centro per melanomi per borse di studio ed attrezzature, 50.000 euro al portale internazionale che permette ai medici di condividere diagnosi e scoperte, 100.000 euro alla rete Mela che collega i dermatologi del Veneto, stanziando inoltre 15.000 euro per borse di studio, 35.000 euro per progetti sul territorio e 50.000 euro ai centri estivi, dove spesso i bambini si procurano le scottature, che sono tra le prime cause dei tumori. Lo IOV ha appena pubblicato due studi su riviste internazionali. Il primo, spiega Carlo Riccardo Rossi, direttore della chirurgia oncologica, riguarda le probabilità di rischio che periodicamente vengono riviste. Questa revisione comprende anche 3.000 pazienti padovani e permette quindi allo IOV di entrare nel gota mondiale della lotta al melanoma. Il secondo è un confronto tra i due tipi di terapia che comprende 150 casi dello IOV e potrebbe modificare le linee guida sul trattamento del melanoma. Spesso ci si chiede perché la stessa terapia suscita risposte diverse, conclude Clara Benna, docente di scienze chirurgiche all'Università di Padova. Bisogna lavorare sulle caratteristiche molecolari del tumore e su quelle genetiche dell'individuo per trovare terapie specifiche. E adesso andiamo a vedere le previsioni del tempo con il meteo. Amiche e amici di ilmeteo.it, tutta la redazione vi augura una buona giornata. Previsioni per mercoledì 21 giugno 2017. Alta pressione Giuda protagonista, con tanto sole al mattino ma veloce peggioramento al pomeriggio su Alpi e Prealpi e sull'Appennino centrale con occasionali temporali. Ecco il dettaglio elaborato da ilmeteo.it. Al nord ampiamente soleggiato al mattino, nella seconda parte della giornata giungono rovesci e locali temporali sui settori alpini e prealpini. Asciutto con poche nubi sparse sul resto del territorio, migliora ovunque entro seranotte. Al centro buono al mattino con tanto sole e cielo sereno ovunque, nel pomeriggio qualche temporale sui rilievi tra Lazio, Abruzzo e Molise, sempre tanto sole altrove. Raggiungiamo infine il sud, bellissima giornata di sole ovunque, qualche innocuo addensamento sulla Calabria, sul resto del territorio cielo del tutto sereno. I venti saranno deboli o localmente moderati da direzioni variabili su tutti i bacini. Temperature in lieve aumento, minime comprese tra i 16 e i 21 gradi su tutte le nostre regioni. Durante il giorno prevediamo invece fino a 37 gradi al nord, fino a 32 gradi al centro e anche al sud. Per ora è tutto, ma cliccate mi piace sulla pagina Facebook di ilmeteo.it per rimanere sempre aggiornati. Arrivederci. Gentili telespettatori di Prima Free, finisce qui l'informazione per quanto riguarda il telegiornale di Padova e Rovigo. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi do appuntamento alle prossime edizioni dei notiziari.